si sta discutendo di cosa fare in una fase che per Roma rappresenta una rivoluzione, cioè la chiusura della discarica di Malagrotta, della più grande discarica d'Europa. Ora, gestire questa fase è comunque complesso. L'amministrazione comunale ha deciso di portare gran parte dei rifiuti trattati fuori dal territorio regionale attraverso sia una gara europea sia una gara ad inviti per poter gestire anche la fase di transizione, e su questo si sta anche ovviamente individuando un sito transitorio per almeno una parte dei rifiuti trattati che possano essere conferiti. Attualmente la discussione riguarda il sito di Falconiana. Per Roma si deve far carico dei propri rifiuti, perché come non li vogliono i cittadini di Roma, non li vogliono neanche gli altri cittadini. E se almeno non c'è la, se non c'è la disponibilità a tenere il 20% della città di Roma, ci vanno i rifiuti di Roma sui siti militari, sono fuori Roma e ci sono altri vincoli. E ci sono altri vincoli. Dopodiché vogliamo elencarli, sì, le discariche che abbiamo, sì, i vincoli che ci sono, sì, allora, vogliamo parlare del sanatorio del è una discarica autorizzata e funzionante, e questo che è significa una discarica autorizzata e funzionante sarà per due anni, per chiudere ma una volta ne aprite un'altra, voi non chiudete un bel niente, chiedo scusa, così è difficile. Io non capisco perché, se ci credono nell'opzione falconiana, perché non l'hanno rivendicata. Ma quello che è mancato è stato un percorso di trasparenza. Io ricordo a fine luglio discutemmo in aula e io feci una domanda specifica a Civita, gli dissi: non ci sente nessuno, era ovviamente retorica la domanda, ci fa sapere, se lei va a cena con Sottile, che cosa gli propone? Falconiana sì o Falconiana no? Si trincerò in un granitico forse. Poi l'8 agosto hanno deciso, Civita è quello che ha indicato il sito di Falconiana a Sottile, e siamo il 23 settembre a parlarne. Insomma, è un po' tardivo e soprattutto non trasparente nei confronti dei cittadini. Non esiste un contratto con l'Ecofer, non si sa dove finiranno lo smaltimento dei rifiuti di TBM Malagrotta 1 e Malagrotta 2. Le cifre che ci ha dato l'assessore Civita sul trasporto dei rifiuti a Falconiana non combaciano con la verità. Falconiana potrebbe anche essere sì, ma se ci spiega qual è l'elenco dei siti, da dove è scappata fuori Falconiana? Sembra che veniamo dalla Luna e non sappiamo che la gestione commissariale va avanti da 3 anni, questo sito non c'era mai stato. Potrebbe essere il migliore dei siti possibili, di quelli disponibili. Il problema è che non si capisce perché è uscito fuori da 2 mesi e questo sito sia stato fornito da, come c'ha confessato il prefetto Sottile, sia stato fornito dalla regione. L'assessore Civita a luglio ce l'aveva negato. Oggi è tempo di venire in aula e dare quali sono le vere proposte per migliorare questo problema dei rifiuti nel Lazio. Non abbiamo sentito assolutamente niente, avevamo tanta fiducia in quello che doveva dire il Presidente, perché ci aspettavamo veramente che toccasse tutti gli elementi fondamentali della questione, problematica dei problemi di rifiuti. Non ha detto assolutamente niente.